Crostini al radicchio rosso e scamorza affumicata. I crostini al radicchio rosso e scamorza affumicata sono uno squisito antipasto che saprà lietare le serate fredde di gennaio. La preparazione è semplice e veloce e il risultato è assicurato. Il contrasto tra la dolcezza della scamorza e la sapidità del radicchio, uniti alla croccantezza dei crostini, li renderanno uno dei vostri antipasti preferiti. Ecco gli ingredienti necessari. Radicchio rosso. Scamorza affumicata. Crostini di pane. Olio extravergine di oliva. Sale. Ecco i passaggi da seguire per la preparazione. Lavare il radicchio rosso e tagliarlo a striscioline sottili. Tagliare a cubetti la scamorza affumicata. In una padella antiaderente versare l'olio extravergine di oliva e far soffriggere il radicchio per qualche minuto. Aggiungere la scamorza a cubetti e far amalgamare il tutto per pochi minuti. Disporre su un piatto i crostini di pane e versare sopra il condimento al radicchio e scamorza. Servire caldi e completare con una spolverata di sale.